grazie per questo invito, lo dico a Don Luigi, agli altri sacerdoti, Don Giacinto, Don Giovanni e Don Andrea, Marco. L'ultimo arrivato. È giovane, sì, ma è bravo, ho visto, già avuto modo di vedere. È un bel dono che vi abbiamo fatto. Grazie per questo invito, grazie per l'accoglienza, anche per il piccolo sacrificio che avete fatto, perché sabato sera magari uno l'avrebbe speso diversamente, ma è una caratteristica dei cristiani essere sempre sorpresi e disponibili a ogni invito che il Signore ci fa. Questa circostanza di avere un dialogo sobrio, familiare, come se fossimo in casa, è un dono bello, reciproco, lo è per l'Arcivescovo. Tutte le volte che ho questa occasione imparo sempre molto e penso che lo sia per tutta le due parrocchie di questa comunità della Madonna Pellegrina di Bareggio, perché si impara veramente gli uni dagli altri e si impara nella vita cristiana insieme, come hanno cantato i ragazzi e come voi avete ripetuto. Io volevo solo riprendere rapidamente qualche elemento del brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto, che è stato al centro della seconda lettera pastorale che io ho indirizzato alla diocesi, alla scoperta del Dio vicino. Ho voluto mettere in evidenza con questo brano che abbiamo utilizzato anche nella nostra preghiera quali sono gli elementi, i pilastri, potremmo dire, di questo essere insieme che la parrocchia e la comunità pastorale realizza. Perché se si capisce bene questo, si capisce la natura stessa del fatto cristiano, in cosa consista il vivere da cristiani. E allora anche i grandi cambiamenti che sono in atto nella nostra società oggi, che sono cambiamenti così radicali da essere inediti, anche questi cambiamenti possono essere affrontati da noi con un'attitudine costruttiva, piena di serenità e di pace, come quella che traspare dal brano degli Atti che abbiamo letto. Non doveva essere facile per i primi situarsi nel contesto della grande tradizione giudaica di cui erano figli. Eppure, come dice il nostro brano, godevano il favore di tutto il popolo e il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità i salvati, cioè i chiamati. Questo passaggio del Libro degli Atti è inserito in un contesto un pochino più ampio e gli studiosi hanno dimostrato bene che è la descrizione di come viveva la comunità di Gerusalemme agli inizi. Questo passaggio individua bene il ritmo di vita, lo stile di vita di tutta quanta la comunità. E questi stessi studiosi ci dicono che i tratti essenziali, i fondamenti, i pilastri di quella vita di comunità erano quattro. L'insegnamento degli apostoli, primo. Secondo, la comunione di vita, e che poi è documentata sotto, no? I credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune,
vendevano le proprietà, le dividevano con tutti, come si è fatto, si cerca di fare col Fondo Famiglia Lavoro, per fare un esempio, o con l'aiuto ai terremotati del Nepal, eccetera, secondo il bisogno di ciascuno. Poi il terzo punto, erano perseveranti nella frazione del pane, nella preghiera e nei miracoli degli apostoli. Allora, insieme vivevano l'Eucaristia secondo le modalità iniziali, insieme pregavano e insieme beneficiavano in quella fase anche di tanti segni di guarigione, come tutto il libro degli Atti ci dice, e altri segni miracolosi. E infine il quarto elemento è legato a una constatazione: il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità appunto i salvati, cioè vale a dire questo stile di vita, questi aspetti fondamentali, questi tre aspetti originari, l'insegnamento degli apostoli, la comunione di vita, la frazione del pane, la preghiera, eccetera, generavano una tale attrattiva che molti si aggiungevano alla comunità. Ecco, io in quella lettera pastorale ho cercato di ridire con parole che possono essere più facilmente utilizzate e spese per i nostri fratelli uomini nella società di oggi, questi stessi quattro elementi. E se noi prendiamo la lettera pastorale alla pagina 28, si vede come io ho cercato di tradurre questi elementi e di renderli così tendenzialmente più accessibili. Il primo elemento: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli perché volevano educarsi a pensare, ad agire, ad amare come pensava, agiva ed amava Gesù. Ecco perché ho tradotto questo elemento legato all'insegnamento con il tema che San Paolo riprende nella prima lettera ai Corinti quando parla del pensiero di Cristo. Il cristiano è uno che ha una mentalità che giudica e che valuta le cose secondo la modalità con cui Gesù valutava e giudicava le cose. E ho trovato in un altro grande padre della Chiesa, non meno grande di Sant'Ignazio, che Don Luigi ha citato, una bella descrizione di cosa sia il pensiero di Cristo. Dice San Massimo il Confessore: anch'io dico di avere il pensiero di Cristo, cioè il pensiero che pensa Lui. E fin qui si può ancora abbastanza facilmente trovare un riscontro in noi, ma nella seconda parte della frase la questione si fa più impegnativa. Il pensiero che pensa secondo Lui, e pensa Lui, pensa Cristo, attraverso tutte le cose. Attraverso tutte le cose. Cioè il rapporto affettivo, il lavoro, la malattia, il dolore fisico, il dolore per il male morale, l'educazione dei figli, la condivisione di chi è nel bisogno, a partire dal bisogno degli ultimi, l'edificazione di una vita buona all'interno di una realtà cittadina ormai consistente come la vostra. Ecco il punto critico. Attraverso tutte le cose, cioè stando dentro la realtà di tutti i giorni, far emergere la luce
che Gesù è, pensare Lui attraverso tutte le cose. Questo è il primo pilastro di una vita di comunità. Il secondo pilastro è la comunione. Si dice che questa parola comunione sia stata assunta dagli evangelisti e comunque sia dagli autori del Nuovo Testamento a partire dall'esperienza proprio che, per esempio, probabilmente avevano fatto Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, che avevano in comunione le barche e le reti e dopo hanno fatto riferimento a questa esperienza dall'avere in comune per dire che i cristiani sono quelli che hanno in comune Gesù. Quindi la comunione, il secondo pilastro della vita di una comunità, è fondata, radicata in Gesù, che ci comunica l'amore del Dio uno e trino e ci consente di viverlo dopo 2000 anni, ed ecco il terzo pilastro, attraverso l'Eucaristia e tutti i sacramenti e la vita di preghiera, e così che tutto il modo di incontrarsi dei cristiani, per esempio il nostro modo di incontrarci questa sera, altro non è se non un prolungamento dell'Eucaristia. Noi ci incontriamo per vivere delle assemblee ecclesiali, non per fare delle riunioni. Noi non siamo un partito, un'associazione, non dobbiamo conquistare niente e nessuno. Noi dobbiamo e siamo chiamati a vivere la nostra bella esperienza che scaturisce dall'incontro più che quasi duemillenario della nostra diocesi, con Gesù da parte dei nostri padri che fisicamente, anello dopo anello, l'hanno trasmesso a noi. Allora, se viviamo questi tre pilastri nelle nostre comunità, con naturalezza, siccome ogni uomo comunica quello che è, con naturalezza diventiamo testimoni, cioè usciamo verso la realtà del mondo rompendo questa frattura tra la fede e la vita, tra la pratica domenicale e l'esistenza di tutti i giorni, che già Paolo VI aveva denunciato come il grande male del cristianesimo del nostro tempo, e comunicando il nostro modo di pensare, di ragionare, soprattutto di agire, di comunicare, di incontrare, diventiamo testimoni della bellezza, della bontà e della verità di seguire Gesù. Ecco, questo è il senso della vita comunitaria che voi già in parte sicuramente vivete nella vostra comunità pastorale. Però prima di aprire il nostro dialogo, facendo riferimento alla comunità di Gerusalemme, voglio farvi una domanda che poi deve ritornare nel lavoro che insieme farete, riprendendo magari questo incontro. Le nostre comunità pastorali, le nostre parrocchie, le nostre associazioni, i movimenti, i gruppi, vivono veramente così? Nella nostra comunità pastorale della Madonna Pellegrina di Bareggio, quando in oratorio vogliamo educare i nostri splendidi ragazzi, quando vogliamo vivere bene gli affetti, quando pensiamo al lavoro, all'università, allo studio, quando pensiamo alla necessità di costruire una vita giusta nella nostra comunità e civile. La comunità cristiana poggia su questi quattro fondamenti? Educhiamo questi quattro fondamenti. Ecco, è il senso della nostra assemblea ecclesiale di questa sera, il senso del nostro dialogo. Adesso